ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, ben ritrovati, vi ricordo la live chat, oggi voglio parlare con voi prima di andare in trasmissione dalle 18.30 alle 19.30, parleremo naturalmente della vigilia di Inter-Atalanta, vediamo se Barella sta davvero bene, ci sono difensori come Skriniar e De Vrij che avrebbero bisogno anche di un po' di riposo, ma è uno scontro diretto, vediamo se davvero Correa ha recuperato dalla botta al bacino. Ma parleremo insomma, oltre che della vigilia di Inter-Atalanta, delle cose in divenire. Le sapete le cose in divenire, no? C'è il fondo PIF, stando ai ben informati, dal Qatar, che potrebbe fare un'offerta per l'Inter. Dall'altra parte c'è sempre Oaktree Capital dagli Stati Uniti che potrebbe fare un'offerta per l'Inter, perché insomma i guai finanziari di Suning in Cina li conosciamo, ma insomma son cose in divenire. Certo, la proprietà dell'Inter un domani sarà o araba o americana, io preferirei ovviamente per cultura la seconda ipotesi, ma al di là di questo c'è un ospite prima della live chat di questa sera alle 18.30, alle 18.30 alle 19.30 perché poi andrò in trasmissione, c'è un ospite che vi voglio presentare che mi sta già aspettando in collegamento telematico, si tratta di Ferdinando De Giorgi. Chi è Ferdinando De Giorgi? Ferdinando De Giorgi è il commissario tecnico della nazionale italiana del volley che è appena diventata campione d'Europa. È un mio amico da Squinzano, Lecce, è salentino e io adoro il Salento, ma soprattutto ragazzi è interista. È stato un anno straordinario per l'Italia, tra le medaglie alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, la nazionale di calcio che è diventata campione d'Europa e anche la nazionale di volley che è diventata campione d'Europa. Allora ragazzi, un grande interista, un allenatore campione d'Europa, Fefe De Giorgi, vado a presentarvelo. Fefe, ma che impresa hai fatto? Beh dai, siamo contenti, diciamo così. Intanto ti saluto con grande affetto, mi fa piacere vederti e sentirti e partecipare a questa trasmissione dal cuore interista. Io sono sempre stato interista, tifoso del Lecce anche perché da Salentino sono tifoso del Lecce, ma interista da sempre, quindi sono contento di questa tua chiamata. Beh, è stata un'impresa, diciamo, perché in effetti le condizioni di partenza non erano proprio ideali. Una fase di cambio generazionale che, come tu ben sai, sono sempre piuttosto delicati, soprattutto inserendo dei giovani, e poi poco tempo per preparare questo evento. Devo dire che siamo stati tutti abbastanza bravi, perché abbiamo accelerato molto il processo di crescita, i giovani si sono comportati benissimo, hanno dato grande soddisfazione, hanno portato la loro freschezza, la loro voglia di raggiungere il risultato, di lottare assieme. È stata una squadra che ha dato grandi sensazioni, emozioni da questo punto di vista, e insomma siamo riusciti a creare un ambiente molto favorevole, diciamo, al fatto che i ragazzi potessero esprimersi al massimo, consci che sì, ma poteva mancare un po' di esperienza, ma che poteva essere compensata appunto con questa grande volontà, questa fame, questo orgoglio anche di rappresentare la propria squadra, la propria nazione. Senti, ma sei stato un po' il Conte, perché io ho letto, poi sai che la partita era in contemporanea Juventus-Milan e per la prima volta, voi stavate in Polonia, no? Contro la Slovenia, e sai che per la prima volta, vedendo gli ascolti televisivi, la vostra partita è andata in concorrenza con Juventus-Milan, eh? Cioè, quindi voglio dire... Cioè, è vero, no, di questo siamo soddisfatti, ma siamo anche consci che bisogna fare una finale di europeo per andare in concorrenza con Juve e Milan, cioè nel senso che certo. ci fa piacere che molti tifosi anche chiaramente del calcio abbiano seguito la nostra partita, anche perché era una finale, quindi andava seguita, però dai, una volta tanto può capitare, l'importante è che siamo tutti sotto lo stesso ombrello azzurro, diciamo, ecco, questo è una cosa importante. Fefe, ma tu è vero che hai fatto un po' l'Antonio Conte, cioè a un certo punto hai detto: oh, ma state giocando una finale europea, ci avete delle facce, che tra l'altro è salentino pure lui, quindi cioè, sì, vero, sì. Hai fatto un po' il mental coach anche tu, li hai allenati anche nella testa. Sì, intanto Antonio, che conosco, che stimo tantissimo come allenatore, e ha fatto molto bene lì proprio dalle nostre parti dell'Inter, diciamo così. Diciamo che
Allora, quando fai l'allenatore è chiaro che le componenti sono tante che devi cercare di usare, no? C'è tutto un aspetto di preparazione comunque, di allenamento, è lì che fai il grande lavoro, anche mentale, diciamo, proprio nel prepararti ad allenarsi, a reagire. E quando ci sono i time out, e noi nel calcio non ci sono, ma noi abbiamo l'opportunità di interrompere il gioco due volte a set per un minuto, non c'è proprio tantissimo tempo, nel senso che finché arrivano si siedono, bevono, fanno, eccetera, bisogna proprio scegliere, capire se quello è un momento probabilmente che vanno stimolati dal punto di vista mentale, la reazione. In quel momento loro stavano vivendo un pochino male questa difficoltà normale di una finale. Certo. Una finale per forza devi avere difficoltà, e le loro facce non mi piacevano perché sembravano assecondare la difficoltà anziché stimolare invece l'aggressività, la voglia di reagire. E allora lì ho cercato di scuoterli un attimino e dire: ragazzi, state giocando una finale d'europeo e ci avete ste facce, su, andiamo. Grazie. Bisogna avere facce diverse. Che tra l'altro tu hai una storia incredibile tra i mondiali con Velasco. Tu non hai mai avuto il fisico del pallavolista, eh? Parliamoci chiaro, anche quando giocavi. È un fisico da fair play, lo chiamo. Esatto, perché tu cosa sei? 1,78, cosa sei circa? 78 con la rincorsa, 76 reale 76. Peraltro sei stato un grandissimo, cioè giocatore, come giocatore hai vinto un sacco di trofei. Poi hai fatto delle esperienze incredibili in Russia, in Polonia, come allenatore, cioè in paesi, ma non voglio dire nelle capitali, eh. Cioè quindi ti sei fatto una gavetta. Sono veramente molto contento, Fefe, perché... Sì. Tu sei la storia, cioè sei l'archetipo della storia dello sportivo, cioè che con la sofferenza poi arrivi, non c'è niente da fare. Sì, bisogna poi un mestiere il nostro, che quello dell'allenatore, che le esperienze, quelle all'estero, ti confesso Giovanni, sono state importantissime per aprire mentalmente anche, certo, la visione di tanti aspetti, culture diverse, modi di fare diversi che portano buoni risultati ugualmente e che quindi ti fanno fare delle domande, ti chiedi, ti fai delle domande se certo, la tua strada è quella corretta, la confronti, quindi ti danno un'apertura mentale e una capacità di gestire anche in modo diverso alcune situazioni importanti, quindi sì, bisogna farle, dai, è tutto un percorso e non si finisce mai comunque, perché tu sai che vuole l'allenatore. Lo so. Hai voglia a progetti triennali? Sì. Lo sappiamo. Grazie. Qua la parola d'ordine, poi da quando ci sono i social, è out, no? Perdi due partite, Spalletti out, Conte out, sì, Allegri sì, out, Inzaghi out. Senti, chiudiamo con l'Inter, Fefe, perché io so che tu sei un grandissimo tifoso e, come sai, Gianluca Rossi, che ti sta parlando, da 35 anni segue la nostra squadra. Tu hai detto anche: sono abituato a soffrire perché sono interista. Noi portiamo sul petto questo, grazie ad Antonio Conte. So che segui, so che verrai presto a Milano e ci vedremo. Come la vedi adesso con Simoncino e Inzaghi? E insomma, lui, a differenza di te, arriva in un momento in cui gli hanno venduto i migliori giocatori, c'ha tutto da perdere, insomma. Sì, io credo che intanto lui è un bravissimo allenatore, l'ha dimostrato anche in precedenza lì nella Lazio dove allenava, e credo che abbia scelto una strada corretta. Intanto sicuramente hanno venduto dei giocatori importanti, però la sua idea appunto è di creare questi nuovi equilibri. Sotto certi punti di vista il ricreare dei nuovi equilibri, delle nuove situazioni per cercare di ripetersi non sono cose sbagliate. A volte gli allenatori scelgono proprio di farlo apposta. Certo. In questo caso probabilmente è stata un po' forzata, però sì, si ricreano nuovi stimoli, cercando di mantenere, di capire, come credo che abbia fatto Inzaghi, di capire quali erano gli aspetti positivi dell'ambiente che si era creato, quali può sfruttare, quali deve invece incentivare. Ma penso che abbia già creato un buon feeling, un buon equilibrio all'interno della squadra. E allora, Fefe, speriamo davvero di vedere l'Inter verso la seconda stella, e io ti faccio ancora... Oh, Gianluca, mi devi invitare, che io voglio venire a vederlo. No, assolutamente, ti invito prestissimo, magari andiamo una volta che non faccio cronaca, o ti invito in studio, andiamo insieme a San Siro, figurati, Beppe Marotta sa benissimo che tu sei un grandissimo interista, e sono veramente contentissimo, guarda, Fefe. Quindi ti faccio
i più grandi, straordinari complimenti come commissario tecnico dell'Italia del volley, campione d'Europa, e sicuramente te li fanno tutti i tifosi interisti. Fefe, forza Italia a questo punto, viva l'Italia del volley, viva e viva l'Inter assolutamente. E forza Inter sempre. Grande Amala. Fefe, amala. Ciao Fefe, grazie di cuore, ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.